Sì, oggi un cane strano. Vieni qui. Oggi mi fanno compagnia loro, per quanto possibile, perché fra poco si stancheranno sicuramente e se ne andranno. Di cosa parliamo oggi? Dopo la sigla. Bentornati, se ne sono già andati i gatti, infatti uno è andato di là, Pyle, e Baghera lo sta seguendo. Preferisco i cani, ma i gatti servono anche per quanto riguarda il topi. Prendo sempre spunto da ciò che mi proponete voi, dalle domande che mi fate e dalle discussioni che vengono fuori nel gruppo oppure nei commenti dei vari canali social. E da lì mi vengono le idee, o meglio, da lì vengono fuori dei temi che spesso vale la pena affrontare in maniera un po' più approfondita. Ultimamente ho diversi clienti con bambini, più o meno piccoli, ma comunque sempre bambini sono, e ci troviamo a dover lavorare spesso nella interazione, nella gestione dell'interazione tra cane e bambino. Allora, questo è un argomento abbastanza particolare. Se non avete visto il video in cui parlo di come introdurre un cane in un ambiente, in una famiglia dove c'è il bambino o viceversa, cliccate qui. Oggi però in particolar modo voglio affrontare una situazione un po' più in dettaglio, nel senso che voglio riferirmi a quella situazione in cui i proprietari devono trovarsi a far interagire il proprio figlio, la propria figlia o i bambini in generale con il cane. Quindi siamo già inseriti tutti quanti nel branco famiglia, tutti gli elementi si conoscono, tutti gli elementi del branco si conoscono e vivono già anche assieme da un po'. Però il problema è, molti proprietari mi dicono: ma come devo fare? Il cane è ipereccitato e fa male alla bambina, oppure non riusciamo a metterci a terra a giocare perché la bambina poi viene infastidita dal cane. Non so per quale motivo il cane va in sovreccitazione e poi io mi accorgo che durante la consulenza, per esempio, io vedo che i bambini fanno praticamente le scimmie, tun 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 tun, oppure salgono sui divani. Insomma, un attimo di tranquillità non c'è. Per carità, ognuno a casa proprio è libero di fare ciò che preferisce e non sto qui a parlare di questo. Naturalmente mi riferisco a quel momento, perché di questo si tratta e si deve trattare, quei piccoli momenti in cui si decide di fare interagire i figli, i bambini con i cani. Molti mi dicono: vabbè, ma il cane si innervosisce, e i bambini sono bambini, devono fare i bambini urlano, si sa, i bambini fanno schiamazzi, vabbè, il bambino deve correre, non è che può stare fermo. Non sono d'accordo, mi dispiace, ma non sono d'accordo. Molte persone, magari sentendo queste mie parole, cominceranno ad odiarmi, ma devo manifestare il mio dissenso. Se hai preso un cane, devi valutare questa cosa e non puoi trattarlo da peluche. Mia figlia ha le mie figlie, una la trascuro perché ancora è piccola, ma insomma rientra nell'insieme, ha i peluche, mia figlia ha i peluche e tratta i peluche in un modo. Poi ci sono anche i cani e tratta i cani in un altro modo, perché mi ha visto, a me, a mia moglie, ci ha visto comportare in un certo modo, non ho neanche detto chissà che cosa durante i 4 anni di mia figlia. Ma quello a cui mi riferisco è che io faccio attenzione a come mia figlia si comporta in presenza di uno o più cani, per il bene di mia figlia, per il bene del cane, insieme. Perché se la situazione degenera, i bambini, facendo i bambini, stressano notevolmente il cane, eccessivamente il cane, quel cane, anche se fidato, potrebbe reagire male, perché ognuno di noi, come esseri viventi, ha un limite. C'è il cane che tollera di più, il cane che tollera di meno. A me non interessa questo, il cane non deve tollerare. Perché devo portare il cane a tollerare? Allora, mi riferisco meglio. Se noi decidiamo in un momento di far interagire i bambini con il cane, ci sono delle regole. E la prima regola è che non è che i bambini stanno sempre con i cani.
possono anche starci, molti miei clienti lo fanno, ce l'hanno e hanno trovato un equilibrio, benissimo, ma quando questo equilibrio non lo trovate, perché mi denunciate un problema, ah ma i bambini non possono stare col cane, il cane reagisce male, il cane si innervosisce, allora c'è qualcosa che non va e dovete porvi questo problema. Se abbiamo un problema di interazione di bambini cani, allora gestiamo questi momenti. Saranno dei momenti che saranno programmati durante la giornata. Finché non risolverete questo problema o questa fase, che potrebbe essere transitoria, allora il cane sta nel kennel e i bambini fanno la loro vita, oppure comunque stanno separati. Ci saranno invece dei momenti in cui è giusto che i bambini interagiscono, ma a determinate regole. E questo si fa capire ai bambini. Scusate, quando mi dite, ma i bambini sono bambini, devono fare quello che vogliono, se ci sono schiamazzi, urlano, eccetera, corrono. Ma scusate, per bambini di una certa età, già non parlo dei bambini proprio piccoli piccoli, in cui noi magari dobbiamo intervenire di più, ma i bambini che vanno a scuola, alle elementari, a loro non viene richiesto come primo elemento, come primo requisito, di stare buoni al proprio posto prima di iniziare qualsiasi lezione. Ogni maestra, almeno con me, e credo anche diciamo tutte le altre adesso, quando ero piccolo io, ma anche adesso, se è così, una buona maestra prima di iniziare una qualsiasi lezione dice: se non state buoni io non inizio. È un requisito fondamentale per l'inizio della giornata. Quindi ci sono dei momenti in cui possiamo chiedere ai bambini: devi seguire delle regole, e si fa così. E allora perché non possiamo applicarlo per i cani? Per il bene del cane. Non stressiamo il cane, poi ci lamentiamo che il cane in qualche modo accumula tutto questo stress e ce lo ripaga, ce lo rimanda sotto una forma X. Allora, se già chiediamo ai bambini a scuola di stare composti, e lo chiediamo anche a tavola, che sia a tavola a casa o a tavola con ospiti o persone fuori, eccetera, cioè in alcuni momenti della giornata e della vita del bambino, ci sono delle indicazioni ben precise che noi genitori diamo e diciamo: adesso devi stare più buono del solito. Poi ci saranno i momenti in cui andiamo nel bosco, sul prato, dove potrai urlare, gridare, divertirti senza regole, benissimo, perfetto. Il momento di interazione con il cane è uno di quei momenti che io, per quanto mi riguarda, assimilo molto all'educazione che il bambino deve avere in classe, per il bene e il rispetto reciproco. Allora, nel momento in cui decido che a tot ora il bambino può giocare con il cane, allora c'è un gioco. Non è quello che voglio fare, faccio, accarezzo il cane di continuo e lo stresso. Io mi metto in mezzo, il cane di qua, il bambino di qua, in piedi, seduti, a terra, come volete. Posso iniziare a fare un gioco con il bambino escludendo il cane da questo gioco, cioè inizialmente lo ignoro, lo lascio a terra e lascio che il cane osservi, libero o nel kennel non ha importanza, possibilmente libero. E allora, quando mi assicuro che il cane è calmo, perché vi assicuro che si calma se iniziate a comunicare bene, allora posso chiedere al bambino: lo vuoi accarezzare? Bene, lo accarezzo qua. Ma non è una carezza tun 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 di continuo, oppure uno stimolo eccessivo. È una carezza e mi fermo prima che il cane vada in sovreccitazione, o fermo il bambino prima che il cane vada in sovreccitazione. Allora, ecco che iniziano ad esserci delle regole di interazione che il cane e il bambino capiranno e troveranno un piacere a stare insieme. Ci sono delle regole. Facciamo un gioco, giochiamo al gioco dell'oca, ci sono delle regole da applicare. Non è che applico le regole del Monopoli o del Risico, applico quelle del gioco dell'oca. Allora, il gioco, se lo vogliamo chiamare così, con il cane, per quanto riguarda il bambino, ha delle regole che dobbiamo spiegare. Calma, come si accarezza e quando ci si deve fermare. Allora, poi, nel momento in cui il cane e il bambino iniziano ad essere calmi tutti quanti, inizia a funzionare tutto questo contesto, allora possiamo iniziare a proporre dei giochi al cane o fare proporre dei giochi al cane, per esempio pugno chiuso con il bocconcino, vediamo il cane in quanto tempo mostra autocontrollo e glielo do, oppure possiamo giocare a nascondino col cane, facciamo nascondere il bambino e il cane deve cercare con il fiuto il bambino. Ce ne sono diversi, ma che sia tutto gestito da noi adulti e che sia tutto equilibrato, senza eccessi. Questa è un'interazione che ha delle regole. Non si può pensare di lasciare fare al bambino
quello che vuole fare. La scimmia, saltare sui divani, saltare a terra, correre, eccetera, in presenza del cane, e poi pretendere che il cane abbia un autocontrollo incredibile, specialmente se è cucciolo. Ha ragione lui, mi dispiace. Bene, spero di essere stato utile anche oggi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Che cane è quello? Mordecai. E che cosa fa? Bada alle pecore. Bada alle pecore, bravo. E cosa fa alle pecore? Aspetta. Cosa fa alle pecore? Stanno tutte vicine, bravissimo. Aspetta, chi è? Come si chiama? Quello è un lupo. Un lupo. Un lupo. Com'è il lupo? E com'è il lupo? Buono. Brava, buono. E quindi il border collie che cosa fa con le pecore? Bada alle pecore. Bada alle pecore, le tiene tutte insieme, giusto? Sì. Ok, le raduna. Sì. Non ci disperdiamo, non ci disperdiamo. Bene? Sì, ma non parla. No, a modo suo parla, a modo suo parla, non parla come noi, ma parla e dice alle pecore: e allora voi venite di qua, non ci disturbiamo, stiamo tutti insieme, giusto? E le pecore stanno tutte vicine vicine, capito? Sì, ma non so dove sono quelle pecore. E non sono qui. Non sono qui, dove sono? E stanno nei campi, quando lui va al lavoro, oggi è in vacanza, quando vuoi lavoro, quando va al lavoro, mette le pecore tutte insieme. Dice: ok, andiamo di qua. Allora questa è la vacanza. È in vacanza, sì.